Una delle band che amo in assoluto degli anni 80 sono i Tears for Fears. Songs from the Big Chair è uno dei dischi più belli che loro hanno fatto, pubblicato nell'85, è il loro secondo disco. Oggi però voglio parlarvi di una delle canzoni che si trova all'interno di questo disco, ovvero Everybody Wants to Rule the World. Canzone incredibile di cui adesso ascolteremo un live fatto direttamente negli studi di Spotify che mi è piaciuto tantissimo. Ascoltiamolo e poi facciamo due chiacchiere. Bellissimo perché è una base questa. Adesso ascolti bene l'arpeggiatore. Senti la batteria. Mamma mia che apertura, bellissima. Troppo belle queste tastiere. Senti questo dodon 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 dodon, che è un basso, non è altro che una base, un arpeggiatore. E questo suono di basso, questo arpeggiatore, va in controtempo con la batteria. Guarda la batteria. È in controtempo con la base, cioè è pazzesco, pazzisco io. Che belle queste voci incrociate. Senti la chitarra. Comunque la voce di Kurt è rimasta identica. Cioè, senti che voce, pura, 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 pura. Piccolezze importanti che ti rimangono poi. Ma senti che suoni puliti, senti la batteria ora. Cioè, la batteria, il rullante, è proprio un rullante originale, il suono originale, non è triggerato. È un live bellissimo questo. Bellissimi incroci di voci. È una specie di special questo adesso che è partito. Dopo il ritornello c'è uno special che eleva il pezzo e poi lo fermano. Mamma mia. Ma di cosa parliamo? Ma che pezzo è? Cioè, solo il pezzo. Come posso dire, il nome della canzone Everybody Wants to Rule the World sta a farti fare una specie di ritornello. Questo arpeggio è come l'intro, che poi diventa un assolo dalla tastiera. Bellissimo. Senti il basso anche che ha cambiato dinamica, è più rilassato. E ora solo di chitarra. Poi c'è un altro assolo di chitarra ancora. Bellissimo. Grande Roland, che tra l'altro è colui che ha fatto il pezzo. Roland Orzabal. Grandissimo. Ritornello. Ancora questo special o continua di ritornello. È una struttura tutta particolare. Fantastica. Il pezzo si calma. Che sembra quasi che stia finendo, no? Ma poi è rilassato anche nel cantato. Senti com'è rilassato, sì, è bello, ha una bella tenuta come voce, però rilassato. Bello, questo è l'assolo più bello che c'è. Comunque non abbiamo parlato della ritmica, la batteria è sempre uguale. Hai notato che da quando è iniziato il pezzo fino alla fine del pezzo è sempre così. Su questo controtempo sulla base, con una pacca incredibile sul rullante. Bellissimo, un live pazzesco. Ma che chiusura! Live clamoroso. È una delle canzoni più belle degli anni 80 che ha scritto come,
come dico spesso, con un pennarello indelebile gli anni 80. È stata scritta nell'85 come ultima canzone all'interno di questo disco. Pensate che è venuta fuori anche all'improvviso, perché l'ha scritta Roland Orzabal, questo pezzo, con i due accordini bam bam sulla chitarra, e di là poi è nato il pezzo. Il pezzo poi man mano si è sviluppato nel testo, infatti è un testo molto politico, non è per niente un testo semplice. Il suono si scosta molto, soprattutto nel primo disco e anche nelle altre canzoni che ci sono all'interno di questo disco di Tears for Fears. Possiamo sentire che loro hanno quella padronanza new wave. Questo pezzo invece era diverso. Questo pezzo ha dato quella possenza pop, ma proprio pop leggera, che mancava forse Tears for Fears, e ha aiutato proprio all'esplosione totale. Ti lascio qui sotto il link del video live dove te lo puoi vedere con calma e puoi ascoltare anche tu per bene quello che intendo, soprattutto nei suoni, nella ritmica della batteria molto semplice, come anche la voce di Roland sono rimaste identiche ed è bellissimo l'incrocio. Che cosa ne pensi di Tears for Fears? Che cosa ne pensi di Everybody Wants to Rule the World? Scrivimelo qui sotto tra i commenti. Io intanto sono Rambleo e divulgo musica. Se sei arrivato a fine di questo video, ti chiedo anche di iscriverti al canale e di attivare la campanellina per non perdere nessun video. Niente ragazzi, questo video è finito e noi ci vediamo alla prossima. Ciao.